cretino assoluto che per me va benissimo utilizzare Bella Ciao, ma figuriamoci, non ho nulla contro Bella Ciao, niente, no, anzi è una assolutamente canzone di libertà, ma figuriamoci, assolutamente urli libertà, ma libertà, no, libertà, ma non ho libertà, nulla contro Bella Ciao, assolutamente, quella è una canzone di libertà, ma quello che cantano i giovani di Fratelli d'Italia dentro quella sezione individuata da fanpage dalla sede alla piazza, ma cosa pulita, c'entra, cosa cantano c'entra, canzoni di inno al Duce, ma cioè cosa alla c'entra, violenza, ma cosa è profondamente c'entra, diverso, ma e cosa tu c'entra, non hai detto niente dell'inchiesta di fanpage del nostro. Cancellato. Ma guarda, amico mio, non ho detto niente. Cosa un'ottima c'entra? L'ascoltatore, non ho sentito un tuo l'ascoltatore commento su quello. Dice no, che io. A proposito di canzoni, un conto è Bella Ciao, un conto è Duce, 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 che cantavano i militanti dei Fratelli d'Italia nella sezione giovanile. Ma se uno giovanile canta Duce, 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 è un cretino per me. È un cretino. Ma non c'è alcun problema politico. Non c'è alcun problema politico. Cioè che i giovani, e allora la grillina in Parlamento PD che invoca Piazzale Loreto. Che cazzo è? Quella è una grillina in Parlamento. Ma scusami, cosa se nessuno dice nulla del PD, se i giovani del PD inneggiassero non me ne fotterebbe nulla, non me ne fotterebbe nulla, non me ne fotterebbe niente, sarebbe grave, nulla, però, no? Sarebbe grave, ma chi se ne fotte, no, ma chi non è se grave, ne frega, niente, no, grave, tutto chi se ne frega, Nazareno da Rimini, Nazareno da Rimini, il fatto che la classe politica cresca nel mito del Duce, chi se ne frega, dici di un paio di governo, vabbè. Peraltro mi scrive Marco Volante, che è un amico carissimo. Marco Volante, chi è? Marco Volante è un esponente dell'associazione gay, un amico carissimo, Marco di primo Volante, livello, associazione una persona gay, proprio per bene, esponente un grande, esponente di un'associazione. Quale associazione? No, quale associazione? Era molto amico di Franco Grillini. Vabbè, allora, insomma, che è un vuole storico Volante? Militante che vuole? Della va benissimo, militante. È una persona di una intelligenza rara, vabbè, allora, di una grandissima sensibilità. Cosa vuole da me? Cosa vuole? Non ti manda a fare in culo, benissimo, ma mi dice, non è che ti fanno il vaccino se sei gay. Quello, diglielo all'ascoltatore. Diglielo all'ascoltatore. Di avere una vita sessuale molto intensa e promiscua. Quel tizio è solo un cazzone omofobo. Ma non io è un sottoscrivo queste parole testuali e aggiungo, caro Marco, che non è l'ascoltatore solo un cazzone omofobo, ma è anche amichetto di Cruciani. Ma io, che no, ma, gli io tiene ma non Bordone, lo conosco io. Ha chiamato lui. Bordone. Ha chiamato lui. Nazareno da Rimini. Ha chiamato lui. Ecco, sì, sono qua. Senta, è possibile parlare con Parenzo? Che ne dico 4 no, col vaso da notte. Non è vaso da notte, non è c'è. Lessico vero chiesa. Dimmi Nazareno, dimmi, è andato via. Non dimmi. C'è, volevo parlare con Parenzo io. Dimmi. Ma non c'è, mi dispiace, è andato via. Non c'è. Se non no, c'è, che, non che c'è. Vedi, che ascolta. È andato via. All'onda nera. Sì. Che sta ecco, no, nel senso che te che dice i 420 attento al lupo, attento al lupo, no? Ma quanto ti danno per dire queste cose? Chi? Gli dà chi? Ti dà, insomma, praticamente lui lì si lamenta lì sempre. Dove? Manca tutto lupo, in questa fascisti, frase, manca fascisti, il soggetto, il verbo, manca lupo, tutto. Come se noi fossimo. Ma scusa, Nazareno, non ho capito, voi chi? Voi chi? Insomma, chi è di destra? Chi Nazareno, vota, lei è molto confuso. Allora, tu sei Nazareno, molto confuso. Non Nazareno, sei molto, Nazareno, molto confuso. Poi io Nazareno, volevo dire una cosa su Nazareno, Mussolini. Nazareno, non, di una cosa no, su Mussolini. Molti, appunto. Ci sono molti mussoliniani perché la gente sogna un uomo forte. Ecco. Ma tu sei mussoliniano? Mussolini ha fatto, sì, qua tante cose malvagie, brutte, però la storia va capita, non va ha giudicata, la va capita. Cioè l'analfabeta la dice, l'analfabeta che non sa mettere due parole in croce dice la storia va capita. È costellata di tragedie. Scusa, non ho capito Nazareno, tu sei mussoliniano o no? Non ho capito bene. Sì, sì, io sono mussoliniano, sì. Ma che vuol dire? Sono perché io vedo i Mussolini, io penso tanta gente che guarda. Ma tu non sai articolare, non sai niente, scusi. La sua frase è io forte, vedo i Mussolini tanta gente. Mi scusi, Nazareno, la sconcalma, non mi posso neanche incazzare perché lei è un idiota. La sua frase è vedo i Mussolini tanta gente. Ma lei si rende conto? E infatti il suo livello culturale dimostra chi ascolta la zanzara, chi ma telefona, che c'entra? Lei è chi telefona, lo specchio limite, perfetto. Dai. Sì, la gente vede i Mussolini tanta gente. Ma che cazzo ma che di mestiere frase fai è questa? Tu, Nazareno? Che mestiere fai? Io adesso sono in pensione. Comunque io prima chiappettavo i curiosi. Scusa, sì. No, in che senso? Battuta, non ho capito. No, sono in pensione, scusa. Sì, ma prima che facevi? Facevo l'impiegato a Milano, a San Vittore.
a San Vittore? Ma che cazzo fai l'impiegato a San Vittore? Che vuol dire? Ah, in carcere, cioè, l'impiegato in carcere. Dai. Vabbè, ciao Nazareno, ciao. Ciao. Mario da Napoli, vai Mario da Napoli. Luciani, ma ti sei reso